Partiamo dal mercoledì, abbiamo quindi mercoledì il teatro, giovedì, venerdì, sabato e domenica i conservatori, quindi penso che per una città che non è turistica sia molto ma molto di più. Come tutti gli anni il Piazza Valchera ospiterà artisti di taratura nazionale, inizieremo il 17 di luglio con Gianfranco D'Angelo per proseguire poi con Marisa Laurito, con Fabrizio Gaetani e tanti altri che porteranno in scena spettacoli di grande valore culturale che sapranno suscitare in noi forti emozioni, il riso, il sorriso e soprattutto la riflessione, la partecipazione anche di un prodotto della nostra amata, del nostro amato capoluogo frusinate, quindi Andrea Murchio, con un brillante spettacolo improntato sul giallo. E quindi Piazza Valchera farà proprio da cornice magica per la prosa estiva, il teatro sotto le stelle, e creando questa atmosfera magica di contatto diretto tra l'artista e il pubblico. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, numerosi come ogni anno. E la manifestazione teatrale è gratuita e raccoglie vasti consensi perché è alla portata di ogni cittadino di qualsiasi età. Molti attori che vengono a calcare il teatro, il palcoscenico di Piazza Valchera utilizzano Frosinone per la loro premiere. Sì, come ho detto poc'anzi in conferenza stampa, noi siamo onorati di ospitare la premiere, diciamo così, come la definisci tu, ma molti la prendono ormai come una questione scaramantica, e cioè vengono qui a presentare il numero zero dello spettacolo che partirà poi e che sarà poi rappresentato da queste grandi compagnie in tutti gli altri maggiori teatri italiani, e a noi questo fa molto molto piacere perché significa che in punta di piedi abbiamo creato un solco all'interno anche degli ambienti culturali regionali, nazionali, grazie alla passione e all'impegno che mettiamo nella predisposizione di queste stagioni. Sono molti gli artisti che appunto vengono a proporsi, anche di grosso livello, che vengono a proporsi per fare queste prime, quindi, ma prime più che altro sono puntate numero zero, questo lo voglio sottolineare, presso il Teatro Comunale Nestor di Frosinone, oppure diciamo così con i dovuti paragoni qui sul teatro di Piazza Valchera nella stagione estiva. Questo consente anche al Comune, lasciatemelo dire, che anche a livello di ingaggio e di, proprio perché sono puntate numero zero, diciamo che sono, non dico prove generali, però insomma è la prima volta che va in onda lo spettacolo, quindi loro si rendono anche conto di eventuali piccole pecche che possano esserci nella rappresentazione. Questo significa che noi andiamo anche a risparmiare qualcosa. Il sostegno alla cultura che la Banca Popolare del Frosinate dà in questa circostanza è un contributo che serve a valorizzare di più il nostro territorio e serve a far crescere la cultura presso i giovani e le famiglie. Parliamo adesso del Teatro Fra le Porte di Piazza Valchera, è una manifestazione molto seguita che andrà avanti per un mese e mezzo, ogni mercoledì fino alla fine di agosto. È una manifestazione già fortemente partecipata. Questa piazza, che è la piccola piazza di Siena, di Frosinone, oserei dire, perché la sua conformazione è una sorta di anfiteatro naturale, è un qualcosa in più che si aggiunge all'evento, insomma, agli eventi, al teatro. Si vuole una maggiore partecipazione, anche se per ogni spettacolo l'anno scorso abbiamo avuto oltre 1000 presenze a serata. Assessori, grazie di nuovo alla dottoressa Bordignon, grazie alla nostra Banca Popolare e a tutto l'Ufficio Cultura ovviamente, grazie alla nostra Banca Popolare del Frusinate, che è una banca che non è solo vicina al teatro. Per quanto mi riguarda, io posso dire che è vicina a tutte quelle che sono le iniziative culturali
che possono portare un beneficio alla nostra cittadinanza e non, e soprattutto che possono portare Frosinone, possano mantenere Frosinone a quel rango che merita, quello di capoluogo di provincia. Allora, grazie al consigliere delegato, avvocato Giampiero Fabrizi. Quello che volevo sottolineare è che ormai da tanti anni abbiamo anche proprio lo spettacolo del 14 di agosto. Questa dimostrazione appunto che Frosinone, anche grazie all'impegno culturale di questa amministrazione, non è più una città deserta, ma una città che il 14 agosto riesce a riempire ancora Piazza Valchera. E ancora grazie a tutti, passo adesso la parola all'assessore Valentina Sementili. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi. Anche io mi associo subito ai doverosi ringraziamenti al nostro main sponsor, la Banca Popolare del Frusinate, nella persona del presidente dottor Domenico Polselli, che da sempre ha creduto in questo progetto meraviglioso, sposato dall'amministrazione Ottaviani, e che siamo giunti quindi alla 7ª edizione. Ringrazio i colleghi assessori, anche io l'ufficio cultura, perché è un grande lavoro di squadra e c'è sempre tanta emozione, tanto sentimento nell'organizzare una manifestazione così importante. Quindi anche noi sin dall'inizio viviamo quello che è l'emozione propria della prosa dal vivo, e quindi inutile invitare tutti i cittadini a partecipare numerosi, perché come dicevamo poc'anzi, già i cittadini stessi dal mese di aprile, maggio, come arriva il caldo, già parlano di teatro e chiedono il teatro tra le porte. E quindi con grande impegno, passione, portiamo avanti questo progetto nell'ottica di rendere la cultura accessibile a tutti e di creare questi momenti di grande coesione e aggregazione sociale. Quindi tutti i cittadini sono invitati a partecipare numerosi, perché queste rappresentazioni teatrali che portiamo in scena sono di grande spessore culturale, sapranno suscitare in noi forti emozioni e farci sorridere e anche riflettere. E ringraziamo anticipatamente tutti gli artisti che saranno protagonisti ogni mercoledì sera nella bellissima location di Piazza Valchera, e ci daremo appuntamento sicuramente al prossimo anno. Grazie.